Ilaria, siediti. Allora? Eccola, ciao Red. Allora, la coincidenza vuole... Non esistono le coincidenze, mi disse un giorno un certo panzettone. È vero, ti dissi io queste cose. Perché è bello, perché tutto è una coincidenza alla fine, ti ricordi? Sì. Quante coincidenze da quando... Pensa che la prima volta che venni a Roma, che andammo a cena insieme, ti portai a cena con Phil Palmer. Sì, che ci fece ascoltare. Phil e Numa Palmer, perché... Perché siccome Mary, che è sua moglie, è una fan, era una sorcina, Phil Palmer aveva appena prodotto... E lo è tuttora. E lo è tuttora. Aveva appena prodotto il disco, scritto anche dei pezzi, di Renato Zero. E quindi a cena, io per fare un regalo a Mary, più che a te, portai a cena voi due con Phil Palmer, che fece ascoltare un pezzo in anteprima. Esatto, ma tanto se fai un regalo a lei è come se lo facessi anche a me, perché vederla così contenta, così felice. L'amore, ecco. Quindi è tutta coincidenza, però la coincidenza vuole che, chiamiamola di Dio incidenza allora, che tu sia Phonoprint, che tu abbia un disco e fa parte del nuovo progetto che Phonoprint sta sperimentando, che è questo, mi hanno chiamato Ilaria, belle le foto. Mazza che bello sto hai disco. Hai visto che belle? Porca miseria, ma non parlo quella, perché è ma mio. Ma anche quella dietro, dove tu e Mary vi baciate con scritto Finocchio, perché sembra che sia una roba scelta, ma lei abita veramente qui, entri dentro la sua contrada, borgata, si chiama Finocchio. Regà, quindi... è importante il lato B. Il lato B è molto importante, sempre importante il lato B. Va bene, Red, dai. guarda che bel lato B. Allora, siccome va de moda, no? Certo. Porta fortuna, porta. Allora, la coincidenza vuole che tu devi fare una data e sei venuta a Bologna, alla Phonoprint, proprio oggi a fare le prove. Difatti noi ti abbiamo sottratto dalle prove. No, sono io che proprio volentieri sto qua, tu lo sai. Le prove perché il concerto quando ce l'hai? Abbiamo questo mega live a Roma il 21 febbraio, quindi non prendete impegni, ci vediamo, Red. E dov'è sto? In che posto? Al Monk, è un locale molto importante. Sì, Quindi, vabbè, importante. Dobbiamo fare un macello, dobbiamo stare là. Non sarai emozionata dopo che hai suonato là con Phil Palmer la chitarra tutto il concerto? Ma Red, praticamente... io sono emozionata anche adesso. Io sì sono molto emozionata. Cavolo, cioè non vedo l'ora. Sarà un concerto molto importante per me quello, perché iniziamo da Roma e poi vediamo cosa succederà. Però, cavolo, iniziare da un locale così importante... Non che gli altri non siano importanti, per carità, però non è scontato. Infatti io voglio ringraziare Fabrizio che ci sta guardando, che ci sta aiutando anche in questa pazzia, Raniero del Monk, e voglio ringraziare te, Phonoprint, i ragazzi che stanno qui stasera che mi accompagnano, perché devi sapere che sta gabbia dei matti, oltre ad essere dei grandi professionisti, ci vogliamo veramente tanto bene e loro sono qua perché vogliono esserci. Io non ho ancora la possibilità di dare loro qualcosa a livello economico come meritano, però hanno tanto cuore sti ragazzi e io posso solo ringraziarli. E sai cosa dico ultimamente? Che allora, io sono un po' il genitore di questo disco, no? Ok? Perché parte in qualche modo da me e anche da Mauro Paoluzzi. Poi dico che però casa è Phonoprint, no, la casa di sta famiglia, e tu sei in qualche modo, mannaggia a te, l'amore che serve dentro una casa, perché se no lascia sta. E quindi è tutta una cosa bella e io devo partire così, ringraziando. Poi io sono venuto, quando abbiamo fatto le foto di questa copertina, sono venuto a casa vostra, ho fatto una cena fantastica, c'erano tutti i nipotini. Senti, ma il nipotino al quale io avevo detto che deve fare le riprese, continua... Si è fatto comprare, vabbè, non una cosa così professionale, ma si è fatto comprare una telecamera buona, insomma. Cioè, Ma deve imparare a montare, però... Vabbè, mo una cosa per volta. Altrimenti io film e poi dopo dove mette? C'è ragione. Devo tornare giù. Lui dice sempre, ho 3-4 video che ti devo mandare, che dice sempre, no, perché Red Ronnie mi ha detto che devo ascoltare, imparare a usare la telecamera e essere curioso. Certo, sono le tre caratteristiche. Ascoltare, imparare a usare la telecamera, essere curioso. La telecamera è lo strumento, la curiosità è lo stimolo. E ascoltare, se sei curioso devi per forza ascoltare, non devi parlare. Tutto il tempo che tu parli impedisce all'altro di parlare e a te di ascoltare. Poi vedi, guarda, ti dico una cosa, vedi, qui hai un orecchio,
Sì. Qui hai un orecchio. Ma abbiamo una bocca. Hai due orecchie e una bocca, quindi vuol dire che devi ascoltare il doppio di quanto parli. Perché me lo dici? Perché io parlo troppo, dici? No, no, tu no, tu no, tu sei uno che ascolti. Tu sei una... No, no, tu sei giusta, tu sei giusta. Vero, meno male, allora. Va. Red, in quest'anno ci siamo fatti veramente il culo, Perché? Abbiamo lavorato tanto. Sì? Beh, abbiamo fatto tutti i concorsi possibili e immaginabili. E sei arrivato in finale musicultura. Tra i vincitori di musicultura. E poi hai vinto. Con Vorrei guarita io. Poi dopo hai vinto un altro concorso, mi ricordo. Premio Bianca da Ponte con Aia. Sì. Sempre tra i finalisti. E poi non mi ricordo manco più Mary, ma mi uccide. Hai vissuto un concorso a Pisa? Pistone, dove sì, l'hai visto? Di scanto abbiamo vinto. E praticamente abbiamo 12 pezzi qua. Sì. E su 12, 6 pezzi hanno vinto dei premi importanti. Ad esempio la mia Borgata... Il premio come miglior soggetto a Tulipani di Seta Nera, sì, al Festival Internazionale della Cinematografia. E quindi, come ti posso dire, è stato un anno... Spero di portare dritto, sempre dritto, però questo progetto. Però posso dirti una cosa? Vuoi sapere qual è il mio preferito qui dentro? Vediamo se lo indovini. Ammazza. Aia. No. 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 È un pezzo che ho mandato a Vasco Rossi e è piaciuto molto anche a lui. Sbam! Aspetta! Le cose più belle. Brava. Le cose più belle. Io gli ho anche detto, guarda che questo è una canzone stile Sally. Ah, wow. E lui ha detto, sei molto brava, molto brava. Mi ha scritto... Ragazzi, se non uscirà la voce sarà normalissimo questa sera, ma tutto a posto qui al nuovo Roxy Bar. E Ilaria se ne va, ciao! Allora, vieni. Allora, sei pronto? Siamo pronti sul palco? Vai a attaccare la tua chitarra, bimba. Allora, io sostengo che ci deve essere curiosità per le cose nuove. Andate a vedere i concerti che non conoscete, di artisti che non conoscete. E portate amici, e visto che siete in tanti che suonate, unitevi, andate a vedere i concerti dei vostri, fra virgolette, concorrenti, competitors o quelli che fanno il vostro stesso mestiere, riempite i locali, spingete i proprietari dei locali a fare musica, ma musica vera, musica di quella che non è la cover, non è la ripetizione di emozioni che hanno scritto altri, ma le emozioni che ogni artista ha scritto. Ilaria Giolas lo sancisce anche nel titolo, fra l'altro è stato molto bello anche a casa sua, abbiamo fatto le votazioni per il titolo, no? Perché c'erano parecchi titoli che anche io avevo proposto, eccetera, e ha vinto M'hanno chiamato Ilaria, però ce n'erano anche altri, c'erano come Gli Angeli, c'era Le Stelle, non mi ricordo più, Le Cose Più Belle, cioè, esatto, vabbè. Allora, io non so che cosa faccia, perché lei mi ha detto, oh, te preoccupa, va bene. Allora, Ilaria Argiolas live al nuovo Roxy Bar. Sai
ma dove vai? Ah, vai. Ok. Quale realtà sarebbe tra bambini e tombe aperte? Se chi rimane non c'ha tempo, manco dei riflettere qua. Se stiamo ancora qua, e chissà cosa accadrà. Guerra, pace, vita, morte, dice verde, sangue, pace, mente, vero, falso, urla, parla, prega, giorno e notte qua, e stanno ancora qua, ma non ce voglio più qua, è già, ma fatta via, sta là, hey. Io c'ho da fa, c'ho da fa. Tonno, qua si è rotta l'asta, mi si è rotta l'asta. Come, allora, quest'asta era nuova, appena arrivata. Cioè, quest'asta, là, era nuova. Vedi, San Moscia. No, San Moscia, perché non te ne frega niente che non si ammosci. Però al di là di questo... è importante, guarda, io voglio bene al mondo, al bellissima. Buio, al giorno. Cioè, che cavolo te ne frega te. No, sta sempre dritto. Ragazzi. No, ma è dritto, ma te frega niente te. No, però è stato bello perché quest'asta è arrivata ieri, nuova. Ta ricompro? No, ma che vuoi ricomprare? Allora, alle tastiere. Christian. No, aspetta, Christian Prato Fiorito. Perché si chiama Prato Fiorito? Prato Fiorito, te ma lo cazzo, giuro. Ma cazzo, ma ti chiami Prato Fiorito? Prato, e dici... Prato Fiorito. E c'ho questa condanna incredibile. Bellissimo. È bello. A scuola ti prendevano in giro, però. Assolutamente no. No, mai. Mai. Mai, giuro, non l'hanno mai cambiato. Tipo Prato Verde, Prato Secco. Parto Fiorito è uno dei più belli. Parto Fiorito è bello. Perché... Poi, al basso. Basso lui. Ah, chitarra, sì. Chitarra. Basso? Mauro Arduini. Mauro? Arduini. Detto Ermetallo, perché è pieno di... cioè, c'ha tutte le metalle, che è una roba, ragazzi, ma tu lo sai che qui passano i chakra e tu li stai interrompendo con sto cazzo di metallo. Questo non me ne frega niente. Ma no. Non ce l'ho. Esatto. Non c'hai manco i chakra, ho capito. Vabbè. Alla batteria? Vincenzo Tacci. Tacci sua, chiaramente. Sì. Vero. Vincenzo Tacci. Qua andiamo a cognome, andiamo benissimo. Tacci, quanto ti hanno preso per il culo? Allora, poi abbiamo Sicilia, Calabria, vabbè, Lazio, chiaramente, e Marche. Tu? Umbria. Fabio, Greco. Umbria, Terni, Fabio Greco, oh, non c'è un nome normale. Fabio Greco. Vabbè. Però lui sa fare bene le imitazioni tue. No, non è vero. Ti giuro che non è vero. Ti giuro, dai. Mi sta mettendo in mezzo. Quasi. Qual è l'imitazione mia? Non lo so, ti sta mettendo in mezzo. L'ha fatta, sì. Io ci credo. No, ti giuro, non saprei farla, ti giuro. No, non saprei, ti giuro, non saprei farla. Mi prendi in giro? No, mi prendi in giro, no. Guarda, lei si sta ammazzando. Allora, hai messo a posto l'asta? Sì, me l'hanno data una meglio. No, me l'hanno data un'altra, grazie, grande. Ok, cioè quella l'hai già fatta fuori. No, però non lo so che è successo. Vabbè, forse pezzo fai? Hai altri due pezzi, scegli cosa fare. Facciamo un pezzo di De André. Questo pezzo credo che abbia l'amore di Dio su questo pezzo di De André, ci sia, lo sai? Perché è un pezzo semplicissimo, forse anche... Quindi è una cover, non l'hai mai sentito fare. Faccio una cover, sì. No, vabbè, qui ho fatto... qua ho fatto un sacco di cose. Sì. Ma hai fatto fare un sacco di cose qua, Red. Un sacco. Se vuoi non ti faceva più niente. Vabbè, no, dai, potrei perdonarti, dai, vabbè, te perdono. Va, comunque facciamo questo pezzo che è molto
Allora, il senso di questo pezzo è molto semplice. Parla di un vecchio pescatore che a un certo punto nella sua quotidianità sfama sto assassino che si definisce tale, insomma, no? Ma la cosa bella è che uno potrebbe pure dire, te credo, che questo non c'ha paura perché se fa l'affari suo, no? Possiamo aprire un dibattito. Però la cosa importante è che secondo me questo pezzo ha uno squarcio di luce propria, proprio brilla proprio veramente di luce propria, perché lui non c'ha paura né dell'assassino, sto vecchio, né dei gendarmi che poi vanno lì armati e controllano la situazione. E a me piacciono tanto gli uomini così, i vecchi così, no? Quelli che ci provano, che fanno i coito, brutto. Ormai penso che i vecchi non insegnano più, sta cosa mi fa un po' incazzarmi, cioè ci rimango male. E quindi penso che dovremmo essere un po' di più come sto pescatore che sta lì e non ha paura di niente, sembra quasi che ha la pace nel cuore. E questo pezzo di Fabrizio D'André, che si intitola Il pescatore, secondo me ha ancora tanto da insegnarci. Secondo me i vecchi non insegnano più perché non gli viene più permesso di insegnare, perché vogliono tagliare le radici ai bambini, e quindi i nonni che passavano le esperienze non servono più. Vecchio, ti dicono che sei vecchio, quella canzone di Mariella Nava, e quindi sai. Però adesso ascoltiamo Il pescatore, interpretato da Ilaria Argiolas. No, combatte. E certo. La RL finale i romani non la mettono. Dobbiamo combattere, aspetta, combatte. Dobbiamo combattere. Però l'hai detta talmente piano la R, proprio, l'hai detta proprio perché hai capito. Allora, Il pescatore, Ilaria Argiolas. Fosse passato un assassino.
dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore che aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, che aveva un solco lungo il viso come una specie di bella. Ma il pescatore c'è nel disco che mi hai fregato? No. No, perché sto aspettando di fregate l'altro. Dovete sapere che lei, io quando lei arrivò qui, che era una pischelletta. Ma io sono ancora pischelletta. Vabbè, insomma, è già un disco fuori. Allora, quando era qui che era una pischelletta, io le dissi: vabbè, senti, quando un giorno farai il disco, tu mi darai il tuo disco in vinile, io ti darò, perché lei voleva un disco di De André. E porca puttana, è venuta, ha preteso il disco di D'André. No, non hai capito, io ho fatto il disco, il mio disco. Non dico solo per questo, perché non è così, però anche per questa cosa, Red. Che è tutta colpa tua, mannaggia a te, oh! Senti, è passata mezzanotte adesso, è mezzanotte, però andiamo avanti. Facciamo un altro... A Roma, Galazio ha giocato. Sì, giocava. Allora, quindi attacchi. Allora, sei qui... Ah, beh, già, è vero che tu sei della Lazio, è vero? Ma che sa di? No, cioè, guarda, queste parolacce a me non me le devi dire. Cioè, non, scherziamo su tutto, guarda. Sulla carne, sulle cose. No, non scherziamo. La carne? Perché? Sei vegetariana? No, non mangio carne. Ah, Red, dai, abbiamo fatto pure una diretta. Che ma te, è bellissimo che sei, questo. Te sei prostituta. Sto scherzando. No. Fra l'altro devo dire che tutti mi chiedono, no? Tutti mi chiedono, perché alla fine del Today, che faccio quasi ogni giorno, alla fine io faccio questo gesto, no? Così, zac. Me l'ha insegnato lei. Beh, è bello, no? Siamo pronti a combattere qua. I nativi americani. Sì. Che si mettevano le cose di guerra qui, vedi, tac. Beh, io ci ho fatto un mega tatuaggio qua. Proprio, insomma, Red, io sono un supereroe. Un supereroe? Supereroe. Ah, eroe. Sono un supereroe. Tu ti rendi conto che oggi come oggi, tutte le persone che seguono una passione o sono completamente dei folli o sono dei folli supereroi. E io sono un folle supereroe, come te. Se no non stavo qua, Red. Certo. Con quale pezzo concludiamo? Allora, io pensavo o la mia borgata o vorrei guarire io, quindi decidi te. A te l'onore. D'altra parte siamo a casa tua. Hai fatto quel cazzo che volevi, il presidente dice, cioè decidi te, hai capito? Mi dà la scelta tra due, quindi non è che nel disco ci sono tutte belle, fra l'altro io gli ho detto quella che preferisco, ma non me la fa perché quella è molto più acustica, molto più romantica. Sì, quella vieni al concerto e la facciamo insieme. Sì, no, ma che insieme? Io... Vabbè, insieme, anche che ascolti e farla insieme. Certo, come no? Non lo so, decide, facciamo la votazione. Cosa preferite? La mia borgata. La mia borgata. La mia borgata. No, tu non devi fare così e adeguarti, cazzo. No, la mia borgata, perché tanto lui dirà la stessa cosa, quindi poi... Tu cosa dici? Beh, la mia borgata a questo punto. Io cioè, sono democratico, 3-1, devo perdere. Andate a fanculo, democratico, cioè, ragazzi. Porca puttana, ragazzi, questo gruppo. O te li sei scelti come te, eh? Belli furbetti, questi qui. Allora, quindi... Questo è il primo singolo, è il primo singolo che è uscito, si chiama La mia borgata, l'hai fatta qui con il Gallo e Cicci Bagnoli. Enrico Roma. Sì. Che poi hanno fatto inciso anche il disco. E dopo due giorni abbiamo detto, oh my god, la vogliamo così sul disco. E siamo andati in Phonoprint e abbiamo registrato senza click, proprio così, a presa diretta, La mia borgata dopo tre volte che la suonavamo insieme, però è partito tutto da qua, sì. E tu hai detto, sei l'amore, eh? Sono l'amore. Ok, allora l'amore presenta adesso Ilaria Argiolas con La mia borgata, che è il primo singolo che ha fatto. La mia borgata dal prossimo live che farà.
La mia borgata puzza, puzza de monnezza, e quando torni la sera dico: vedi che festa, dai, te prego resta. La mia borgata è matta come il marito de Franca, che co due infarti al cuore e col fio in prigione c'è ancora il sorriso. La mia borgata dorme come mio padre la notte, che fa la guardia in finestra e se entra qualcuno me lo ammazza de botte. La mia borgata è sveglia, su Facebook fa la veglia. 48, morto che parla, 23, aiutaci te. La mia borgata è Finocchio, non è un insulto né ortaggio, e sta vicino a Torbella, dove c'è gente bella che allontana la iella. La mia borgata spaccia, spaccia con gente che c'ha la faccia, che si aiuta e se parla, non si fida e si ammazza e sopravvive a sta danza. La mia borgata è stanca, 1150 al mese mi piace e basta, per comprarci la pasta, non è un capriccio di avanza, no. Chiusa, porta l'amica, mica sta storia è finita. Borgata che ride senza fine, rimpiange le lire senza fine su sta carica vive. Borgata porta la cammignotta, tratta e vinci senza vinci, disagiata e nera e nera. Io mi rifiuto ma non mi stupo, c'ho troppo fiuto, la puzza è troppo, il profumo non basta. Oh, e mica... Voi fennete se parlo con la bocca piena, è che c'ho tanto da dire, ma spesso non so come dire, Red, come dire, Red. La mia borgata è vecchia, come nonna Yolanda, dai figli dimenticata, senza ombra d'amore, se ricorda il dolore. La mia borgata è figlia, figlia, diciamo poco istruita, in da dimenticata dai grandi, sfruttata dai vecchi, abbandonata dai santi. La mia borgata piange, Daniele in moto che corre, troppo di fretta sta vita, senza permesso la portano via. La mia borgata è fatta come il marito di Franca, che copre i parti al cuore, colpì un prigione, ancora non muore. La mia borgata puzza, è puzza de monnezza, ma quando torni la sera dico: vedi che festa, dai, te prego, resta. Roxy.